Perugia punta con decisione al girone nord della prima divisione? Ma il Perugia credo che abbia il diritto di andarci, perché comunque il Perugia non c'è mai stato, sono state squadre, addirittura la Salernitana, la stessa Ternana, lo stesso Foligno, l'anno scorso il Foggia. Perugia non ha mai fatto quel girone, quindi ho rappresentato che credo che non sia una grossa richiesta pretendere o chiedere che il Perugia per un anno possa confrontarsi con le squadre del nord. E quindi noi ci teniamo molto, lo ricorderemo al presidente Macali un po' prima dei sorteggi. Dopo questa esperienza, cosa assolutamente il Perugia deve evitare? Noi dobbiamo evitare di ragionare con la fretta, come è stato l'anno scorso, di scegliere in maniera veloce, di non confrontarci. Invece dobbiamo rifare uno spirito di gruppo anche con i nostri tifosi, da subito abbiamo il tempo, cercare di vivere in maniera più la città, la squadra, perché credo che quest'anno è mancato anche un po' di passione, che tante scelte, tanta fretta non ha permesso ai giocatori di acquisire. A Perugia non si può non parlare di promozione. Ma parlare di promozione è difficile da tutte le parti, a Perugia o anche da altre parti. Certo, Perugia è una piazza importante, nascondersi dietro un dito, dire che ogni anno non si inizia per provarci sarebbe un'ipocrisia. Riuscirci è difficile, quest'anno dobbiamo cercare di fare le cose per bene, per essere magari a fine stagione lì a lottarcela con gli altri. La conferma di Pagliari è anche una indiretta conferma di gran parte del gruppo di quest'anno, anche se ha faticato così tanto? Ma io il gruppo credo che abbia delle qualità, ci siano dei giocatori che abbiano delle ottime qualità, qualcosa dovremo cambiare perché comunque è normale, però sicuramente non saranno delle rivoluzioni. Dopo aver investito così tanto l'anno scorso, quanto investirà Covarelli quest'anno nel Perugia? Ma quest'anno investiremo magari con più intelligenza e più attenzione. Dopo una stagione così travagliata, l'obiettivo non può che essere la promozione. Ce l'auguriamo, ripeto, dire che Perugia deve andare in B, tanto lo sappiamo che è il sogno di tutti, però c'è da costruire una squadra forte, un gruppo che sappia quello che vuole, un gruppo granitico da un punto di vista di valori morali, di gente che sta male per la maglia, di gente che si allena dal martedì alla domenica con grande cattiveria, intensità e voglia. Sotto questo punto di vista, cosa pensa del gruppo attuale? Quanto ci sarà da riconfermare? Secondo lei si può puntare su gran parte dei giocatori che ci sono stati quest'anno? Sì, il gruppo con tutte le difficoltà e i problemi che ha avuto a me ha dato tutto. Io ho instaurato un rapporto bello con tutti i ragazzi, perciò io non posso rimproverare nulla. Sono state sbagliate tante cose, anche il gruppo stesso, molti giocatori hanno reso al di sotto delle proprie qualità. Però ripeto, adesso è troppo presto dire chi rimane o no, valuterà la società, il direttore. Insieme magari a me per quello che ho visto, però adesso è troppo presto dire uno o un altro. Una soddisfazione aver convinto il presidente dal momento in cui è stato richiamato con il lavoro, che cosa può dire? No, il presidente mi ha reso felice perché ha visto delle qualità grandi le ultime due mesi, al di là dei risultati che non sono stati ottimali, ha visto il mio attaccamento, lui sa che qui per me è una cosa particolarissima. E ripeto, però io sono un professionista, cominciando dall'inizio io penso che uno ha una propria squadra, per me il ritiro è fondamentale per dare delle regole, per creare un gruppo e dare l'input iniziale, perciò dobbiamo cominciare già a lavorare perché Perugia merita altri spettacoli, altri gruppi.